Buongiorno, oggi vogliamo affrontare alcuni problemi di geometria analitica dello spazio. Cominciamo con il primo, in cui ci viene chiesto di calcolare l'equazione del piano passante per un punto B assegnato e perpendicolare a questo vettore. Beh, per fare questo problema bisogna conoscere una formula che conviene subito dire, pertanto se abbiamo un punto P, coordinate x0, y0, z0 e un vettore n di componenti a, b, c, allora il piano richiesto, cioè quello che passa per P ed è perpendicolare a questo vettore, si ottiene con questa formula. A, la prima componente del vettore n, che moltiplica x meno x con 0 più b, la seconda componente, y meno y con 0 più c che moltiplica z meno z0, il tutto uguale a 0. Quindi, applicando questa formula nel nostro caso, dove chiaramente si vede che x con 0 è 3, y con 0 è meno 1, z0 è 2, a è 2, poi b è meno 1 e c è 0. Pertanto, il piano richiesto si troverà facendo queste sostituzioni di 2 che moltiplica x meno 3 più b che nel nostro caso è meno 1, quindi mettiamolo tra parentesi, più meno 1 che moltiplica y meno y con 0 che essendo meno 1 quindi qui verrà più 1 più c che nel nostro caso è 0 che moltiplica z meno z0 che è 2. Il tutto ci dovrà dare 0. Eseguiamo qualche conto, qui 2x meno 6, poi più per meno meno, quindi meno y meno 1, chiaramente 0 per z meno 2 ci darà 0 e dunque possiamo evitare di scriverlo uguale a 0. E dunque otteniamo 2x meno y meno 7 uguale a 0 e questo è il piano richiesto. A questo punto procediamo con un secondo esercizio. Abbiamo tre punti di coordinate meno 1, 0 e 3, poi B di coordinate 2, 4, 1 e C di coordinate 5, 2, 1 e vogliamo calcolare l'equazione del piano che passa per questi tre punti. Quindi indichiamo con pi greco il generico piano, l'equazione AX più BY più CZ più D uguale a 0 e imponiamo la condizione di appartenenza del punto A pi greco, al piano pi greco. Quindi il punto A appartiene a pi greco se e solo se le sue coordinate soddisfano questa equazione, che significa che è lecito sostituire al posto di x meno 1, al posto di y 0, al posto di z 3. Pertanto otterremo a per meno 1 più b per 0 più c per 3 più d uguale a 0. Chiaramente moltiplichiamo meno a, b per 0 fa 0, più 3c più d uguale a 0. Questa equazione ci servirà tra un attimo e quindi possiamo mantenerla a parte. Adesso imponiamo la condizione di appartenenza di b al piano pi greco, che significa possiamo sostituire le coordinate di B al posto di x, y e z e quindi 2 per A, 2A chiaramente, più 4B più C più D uguale a 0. Una seconda equazione che
imponiamo la condizione di appartenenza di C al piano pi greco, dunque possiamo sostituire le coordinate 5, 2, 1, quindi 5 per A, 5A più 2B più ancora C più D uguale a 0. Dunque abbiamo ottenuto queste tre equazioni, che ora vanno messe a sistema. Quindi cancelliamo questo qui che non ci interessa. Ottengo riscriviamoci qui un po' il sistema che dobbiamo risolvere. Quanto riguarda la prima, è meno a più 3b più 3c più d uguale a 0, la seconda è 2a più 4b più c più d uguale a 0 e la terza è 5a più 2b più c più d uguale a 0. Cominciamo ad osservare che si tratta di un sistema di tre equazioni in tre incognite. Dunque, risolveremo questo sistema in funzione di uno dei quattro parametri, uno delle quattro incognite. Cioè, in pratica, tre delle incognite ci usciranno in funzione della quarta. Naturalmente possiamo fare un po' una scelta a piacere e quindi adesso incomincio a risolverlo questo sistema con il metodo di sostituzione, poi magari facciamo qualche altra piccola trasformazione, alla fine vedremo che ci uscirà A, B e D in funzione di C, ma naturalmente si può fare qualunque altra scelta. Allora cominciamo nella prima a ricavare A, per cui otterremo che A è uguale a 3C più D. E sostituiamo nella seconda e nella terza al posto di A questo 3C più D. Quindi 2 che moltiplica 3C più D più 4b più c più d uguale a 0. Stesso discorso nella seconda, nella terza equazione, quindi al posto di a mettiamo 3c più d più 2b più c più d uguale a 0. Eseguendo questo prodotto otterremo 2 per 3, 6, c più 2d più 4b più c più d uguale a 0. Qui eseguiamo quest'altro prodotto, quindi 15c più 5d più 2b più c più d uguale a 0. Naturalmente la terza la posso mettere con dei punti sospensivi perché ci servirà dopo. Qui possiamo sommare. Quindi otteniamo 4b, poi 6c più c fa più 7c, 2d più d fa più 3d uguale a 0 e qui la stessa cosa, abbiamo 2b più 16c più 5d uguale a 0. A questo punto possiamo osservare che abbiamo qui praticamente un sistema in cui l'incognita adesso in queste due equazioni qui chiaramente sono due, però tre incognite. E naturalmente cosa possiamo fare? E possiamo in qualche modo trasformare queste due, ad esempio se le sottraiamo otterremo praticamente quanto segue. Qui questo 5d più d, questo è un 6d. A questo punto, prima di fare questa trasformazione che dicevi di cui stavo parlando, ci conviene qui semplificare un po', quindi otteniamo 4b più 7c più 3d uguale a 0. E qui si può dividere tutto per 2, ottenendo b
più 8c più 3d uguale a 0. E dunque, come possiamo scrivere questa qua? Quindi qua riscriviamoci che a è uguale a 3 volte c più d, e dunque in queste due le possiamo sottrarre membro a membro. Quindi sottraendo membro a membro otterremo 4b meno b, che farà 3b, 7c meno 8c farà meno c, e poi otterremo 3d meno 3d, che farà 0. Cioè con questa procedura da queste due abbiamo ottenuto un'equazione senza la d. Poi chiaramente decido di aggiungere un'altra equazione tra queste due, scelgo questa qui, quindi b sarà comunque poi più 8c più 3d uguale a 0, e questa qui era quella iniziale, me la riscrivo. A questo punto, dalla prima posso ricavare che b, quindi porto prima meno c al secondo membro, quindi tengo 3b uguale a c, cioè b uguale a un terzo c. Questa espressione fa capire proprio che se conosco c posso calcolare b, cioè b è funzione di c, e sostituisco al posto di b nella seconda un terzo c, quindi nella seconda otterrò un terzo c più 8c più 3d uguale a 0, e poi qui abbiamo ancora a uguale a 3c più d. A questo punto b già ce l'ho in funzione di c, qui posso togliere i denominatori e poi sommare i termini in c, per cui otterrò 25c, perché 3 per 8 24 più 1 25, quindi la somma tra un terzo c più 8c fa 25 terzi, scriviamolo, più 3d uguale a 0, e a è uguale a 3 volte c più d. Quindi b uguale un terzo c, qui togliendo il denominatore otterremo 25c più 9d uguale a 0, con a uguale a 3 volte c più d. Quindi b è per noi un terzo di c, qui possiamo calcolare d, chiaramente portiamo 25c al secondo membro e poi dividiamo tutto per 9, quindi verrà che d è uguale a meno 25 noni c. A questo punto, sostituendo al posto di d meno 25 noni c, esprimeremo anche a in funzione di c, per cui a sarà uguale a 3 volte c meno 25 noni di c. E quindi, come ultimo passaggio, b uguale un terzo c, d è uguale a meno 25 noni di c, e qui 3 per 9 27, meno 25, quindi 2 noni, quindi a è uguale a 2 noni di c. E quindi, sostituiamo i valori trovati nel nostro piano, quindi al posto di a metterò 2 noni c, quindi 2 noni c per x, più, cioè al posto di b metto un terzo c, y, più cz, e al posto di d metterò meno 25 noni c uguale a 0. Ora, osservando che c deve essere per forza diverso da 0, perché se fosse uguale a 0 qui avremmo tutto uguale a 0, il che significherebbe che avremmo l'uguaglianza 0 uguale a 0, e dunque non avremmo tutto il piano che passa per quei tre punti, ma tutto lo spazio. E allora sicuramente c può essere supposto diverso da 0, il che significa che possiamo semplificare poi tutto per c. E dunque otteniamo il piano d'equazione 2 noni x più un terzo y più z meno 25 noni uguale a 0. E se vogliamo togliere i denominatori, quindi riduciamo allo stesso del denominatore 9, e dunque otterremo 2x più 3y più 9z meno 25 uguale a 0.
E questo è il piano, l'equazione del piano che passa per questi tre punti. Ora vogliamo fare un altro esercizio. Precisamente abbiamo questi due piani, piano π greco ed equazione meno 2x più 3 meno k per y più 4z meno 1 uguale a 0 e il piano π greco primo ed equazione 3x più 2y meno 6z più 2 uguale a 0. E vogliamo stabilire il valore del parametro k affinché i due piani siano paralleli, quindi π greco parallelo a π greco primo, e poi come seconda domanda il valore di k affinché i piani siano perpendicolari. Cominciamo ad affrontare il primo problema e ci dobbiamo ricordare chiaramente la condizione di parallelismo tra due piani. Possiamo dire semplicemente che se abbiamo un piano AX più BY più CZ più D uguale a 0 ed un altro A' X più B'Y più C'Z più D' uguale a 0, questi due piani sono paralleli, se accade che A fratto A' sia uguale a B fratto B' sia uguale a C fratto C'. Pertanto, da questa condizione, noi possiamo ricavare quanto segue. A è meno 2 fratto A', quindi meno 2 fratto 3, dovrà essere uguale a B fratto B', ma B è 3 meno K, fratto B' che è 2 e dovrà essere ancora uguale a C fratto C', ma C' è 4 e C è 4 e C' invece è meno 6. Cioè, qui possiamo dire che meno 2 terzi deve essere uguale a 3 meno K fratto 2, cioè uguale 4 sesti, semplificando, mettendo il segno meno davanti alla frazione, meno 2 terzi. Cioè possiamo ricavare la condizione che 3 meno k fratto 2 deve essere uguale a meno 2 terzi. Risolvendo questa equazione in k, quindi togliamo i denominatori con la riduzione allo stesso denominatore 6, quindi 6 diviso 2 fa 3, quindi otterremo 3 che moltiplica 3 meno k uguale a meno 2, 6 diviso 3 fa 2, che moltiplica 2, tutto fratto 6 che possiamo cancellare. Risolviamo questa equazione, 3 per 3 fa 9, meno 3k uguale meno 4. Da cui meno 3k è uguale a meno 13, il 9 passa di qua, diventa meno 9, quindi si somma con meno 4 meno 13, meno 3k uguale a meno 13, ci dà prima 3k uguale 13, dividendo, moltiplicando tutto per meno 1 e quindi dividendo tutto per 3 otterremo che k uguale a 13 terzi. Quindi il valore di k affinché questi due piani siano paralleli è 13 terzi. Rispondiamo adesso alla seconda domanda e ci dobbiamo ricordare quando è che due piani sono perpendicolari. Quindi ax più by più cz più d uguale a 0 e sia l'altro piano a' x più b'y più C'Z più D'. Ci ricordiamo che questi due piani sono perpendicolari quando accade che A per A' più B per B' più C per C' sia uguale a 0. E allora andiamo ad impostare questa equazione, quindi A che è meno 2 che moltiplica 3 più 3 meno K che moltiplica B' che è 2 più C, che è 4, che moltiplica C' che è meno 6. Il tutto ci deve dare 0. Risolviamo questa equazione in K, quindi qui avremo meno 6, poi moltiplichiamo 3 meno K per 2, quindi più 6, meno 2 volte K, meno 24, uguale a 0.
meno 6 più 6 si possono cancellare, otterremo questa equazione, chiaramente 2k più 24 uguale a 0, da cui 2k uguale a meno 24, liberando k da 2, dividendo tutto per 2, k uguale a meno 24 mezzi, cioè meno 12. E dunque il valore di k affinché questi due piani siano perpendicolari è meno 12. Facciamo ancora un altro esercizio. Adesso vogliamo sapere l'equazione di un piano alfa, chiaramente l'equazione ax più by più cz più d uguale a 0, sapendo che questo piano passa per il punto P di coordinate 1, meno 1 e 2 ed è il piano alfa. Alfa è parallelo a un piano beta, dove questo piano beta ha equazione x meno 2y più z meno 3 uguale a 0. Ricordiamoci pure qui qualcosa. Immaginiamo che questo qui sia il nostro piano alfa e ricordiamoci che si può sempre considerare il vettore normale, cioè perpendicolare al piano n. E dunque lo stesso naturalmente può accadere. Lo possiamo fare per il piano beta, che avrà anch'esso un vettore perpendicolare, chiamiamolo n'. È chiaro che se alfa e beta sono paralleli, tale devono essere i vettori n e n', cioè il vettore perpendicolare ad alfa n e il vettore perpendicolare a beta n' devono essere paralleli, cioè il vettore n deve essere parallelo al vettore n'. E allora, prima di tutto, possiamo, diciamo così, considerare, ci andiamo prima di tutto a calcolare il vettore n' perpendicolare al piano beta. Beh, questo l'abbiamo già detto prima praticamente, per le componenti del vettore n' sono praticamente i coefficienti del termine x, del termine y e del termine z. Quindi qui x ha il coefficiente 1, y ha il coefficiente meno 2 e z ha il coefficiente 1. Quindi il vettore n' è questo qui. Pertanto, a questo punto, il piano alfa, siccome questi due dovranno essere paralleli, evidentemente questi due vettori devono essere uguali o tutto al più proporzionali, possiamo dire, e quindi automaticamente possiamo assumere per n la stessa terna di valori, cioè il vettore n è per noi lo stesso vettore. E quindi nel piano alfa, al posto di a, di b e di c, possiamo sostituire questi valori. Pertanto il piano alfa intanto è il piano di equazione x, al posto di a ho messo 1, meno 2y, al posto di b ho messo meno 2 e al posto di c ci metto 1, quindi più z più d uguale a 0. Quindi con questa prima osservazione abbiamo capito che il piano deve avere questa equazione. Ma poi il piano deve passare per il punto P. E allora questo piano, se deve passare per il punto P, è lecito sostituire al posto di x, di y e di z le coordinate del punto P. Pertanto verrà 1 meno 2 che moltiplica meno 1 più 2 più d uguale a 0. Eseguendo questi rapidi conti, quindi 1 più 2 più 2 più d uguale a 0, cioè 5 più d uguale a 0, da cui d uguale a meno 5. Quindi il nostro piano richiesto è x meno 2y più z meno 5 uguale a 0. Piano passante per il punto P e parallelo al piano beta. Facciamo un ultimo esercizio. Immaginiamo di avere questi due piani, un piano pi greco d'equazione k più 2 moltiplicato x più h meno 1 moltiplicato y meno 3z,
più 4 uguale a 0. E un altro piano, π' d'equazione 2x meno 6y più 2z. Più 1 uguale a 0. Cosa vogliamo sapere? Vogliamo determinare i valori di k e h, quindi due parametri, affinché questi due piani siano paralleli. Ci ricordiamo che la condizione di parallelismo che abbiamo scritto prima è che a fratto a' deve essere uguale a b fratto b' deve essere uguale a c fratto c'. E quindi, siccome a è k più 2 e siccome a' è 2, quindi k più 2 fratto 2 dovrà essere uguale ad h meno 1, cioè b, fratto meno 6, che dovrà essere uguale a c fratto c'. E chiaramente c è meno 3 fratto c', che è 2. Pertanto, qui si deducono due condizioni, una per h, quindi k più 2 fratto 2 dovrà essere uguale a meno 3 mezzi, e poi h meno 1 fratto meno 6 dovrà essere ancora uguale a meno 3 mezzi. Dalla prima, togliendo i denominatori, otterremo k più 2 uguale meno 3, c'è k uguale meno 5. Portato il 2 di qua, diventa meno 2 e sommo con meno 3, k uguale a meno 5. Qui possiamo ridurre allo stesso denominatore 6 e quindi poi toglierlo. Quindi otterremo 2 che moltiplica h meno 1 uguale meno 3 per meno 6, cioè 2 volte h meno 2 uguale a 18. Meno 3 per meno 6 fa 18. Da cui 2h uguale 20, perché porto meno 2 di qua e sommo, 18 più 2 farà 20, divido tutto per 2 per liberare h dal 2, ottengo h uguale 20 mezzi, cioè 10. Quindi i due valori richiesti, dei parametri k e h, affinché i due piani siano paralleli, è che k sia meno 5 e che h sia 10. E per oggi questo video è finito.